Ciao a tutti ragazzi, vostro Lee, bentornati a un nuovissimo video di assetto corso con la RUF CTR Yellowbird sul tracciato di Vallelunga T300 cambio e pedaliera Thrustmaster. Allora, nuova auto sul canale, anche se sicuramente la conoscete già tutti quanti. Facciamo come sempre un paio di giri e vi lascio ovviamente l'indicatore dei pedali: verde acceleratore, rosso freno e blu frizione. Iniziamo. Perfetto ragazzi, giro terminato. Allora, adesso andiamo un po' più piano. Allora, c'è una cosa di cui volevo parlarvi. Ah, ovviamente, ho sbagliato a cambiare. Cioè, praticamente ho messo la... Volevo farvi vedere che ci sono i danni, però sono passato dalla terza a quarta nell'esatto momento in cui potevo cambiare, quindi non si è visto. Comunque, lo faccio rivedere, rallento un po', altrimenti rompo subito l'auto. Come vedete, l'auto si danneggia perché i danni sono attivati. Lo faccio vedere perché c'è sempre magari qualcuno che può dire: però hai disabilitato i danni, eccetera eccetera. Allora ragazzi, di cambiare su quest'auto senza frizione non è cosa facile, anche se comunque vi ho fatto vedere che si può tranquillamente fare, però ho utilizzato anche un'altra tecnica. Adesso io chiedo a voi di scrivere nei commenti che cosa ho fatto di diverso dalle altre volte. Come sapete, io generalmente cambio senza frizione sia in salita sia a scendere, quindi per scalare marcia, ok? Adesso invece ho fatto qualcosa di differente, ok? Che cosa ho fatto? Scrivetemelo giù nei commenti. Non voglio sapere il nome della tecnica, ecco, questo si chiama così, hai fatto questo. No, voglio sapere i procedimenti. Hai premuto questo, hai lasciato, e perché l'ho fatto? Vediamo chi mi riesce a rispondere, ecco. Allora, per quanto riguarda, vabbè, ovviamente un'auto spettacolare e tutto, anche se io personalmente non la adoro più di tanto, ecco, però comunque è un'auto che ha la sua storia, ha la sua leggenda, quindi mi sembra giusto portarla sul canale, ecco. Per chi fosse interessato, cambiare marcia su quest'auto non è proprio semplice, ecco. Diciamo che dalla seconda a terza, per esempio, anche se sono queste le marce che abbiamo utilizzato in questa brevissima sessione, seconda, terza e un paio di volte la quarta. Da seconda a terza la cambiata deve essere piuttosto veloce, mentre da terza a quarta un po' più lento, quindi ecco, non è sempre la stessa velocità, ecco. Infatti se la terza la si fa un po' più piano, vi faccio vedere adesso, se la terza si fa un po' più piano, vedete? Ok. Ho rimesso subito la frizione per evitare di danneggiarla prima di arrivare sotto altra quarta e prima di finire di parlare, ecco. Niente, mentre la quarta può essere messa un po' più lentamente, ok? Se invece proviamo a metterla velocemente, guardate cosa succede, vedete? La marcia a un certo punto, adesso ho messo in folle, a un certo punto entra perché i giri si sincronizzano, però diciamo c'è questa differenza tra queste cambiate, ecco,
che niente, così, giusto una curiosità. Niente, sound eccezionale, tutto quello che volete, però l'auto, ripeto, non è che sia proprio tra le mie preferite. E niente, allora, anzi adesso andiamo un attimino sul rettilineo, così ci fermiamo un attimino. Ok, ovviamente inchiodiamo retro. Ok, perfetto. Adesso, come vedete, qualsiasi marcia inserisco, anche con la frizione, non va più nulla. Allora vi faccio vedere l'interno, come sempre. Fermati però, eh. Ok. Ok, perfetto. Come detto, ha la sua storia, la sua leggenda, ma non è che sia tra le mie auto preferite, ecco. Torniamo un attimo alla visuale, all'interno. Il motore funziona ancora, ovviamente. E ragazzi, con questo rombo, con questo sound, io vi lascio e noi ci becchiamo in un prossimo video, gameplay, unboxing, quello che è. Wagyu, bye bye, I'm Batman!